L'ultimo degli interventi di questo primo giro previsto, quello di Giorgio Dell'Amico, che per la cooperativa Caleidos è responsabile dell'accoglienza e del progetto Mare Nostrum, forse in questo senso si differenzia un po', nel senso che appunto rispetto a percorsi migratori di lungo periodo di integrazione o comunque consolidamento di un progetto di vita sul territorio, per quanto poi magari questo progetto di vita appunto possa trovarsi come a tutti accade ad avere dei momenti di difficoltà, di bisogno, e invece le persone che tu ti trovi a incontrare sono persone che magari non avevano nel proprio progetto di vita quello di vivere, di trovarsi a Modena, ma magari avevano un percorso anche dei desideri che le avrebbero portati volentieri altrove e che si sono spostate molto spesso anche in fuga da situazioni traumatiche e con un percorso migratorio dettato molto spesso anche dall'emergenza e non necessariamente dalla pianificazione di un progetto alternativo di vita. Che tipo di bisogni, secondo te, anche voi, intercettate appunto nell'ambito del progetto Mare Nostrum e dei migranti, dei richiedenti asilo che si rivolgono a voi, che vengono assegnati forse più che rivolgersi al vostro progetto? Sì, grazie. Appunto, mi occupo di migrazione da diversi anni, insomma, quando ci conosciamo da altri ambienti. Da un anno e mezzo, dal 21 marzo dell'anno scorso, mi sono trovato un po' anche casualmente in un progetto di vita che non era questo, come quello dei ragazzi accolti, a coordinare questo progetto che noi chiamiamo Mare Nostrum, ma che dal punto di vista governativo sono, non userò l'acronimo perché, essendo Emiliano, non vorrei che si sbagliasse con una parte dell'ultima lettera, Centri d'accoglienza straordinaria, quindi l'acronimo lo lascio fare a voi, e noi ci occupiamo di questo progetto che prevede, che ha visto un arrivo a marzo dell'anno scorso di circa 40 persone, che deve essere un'accoglienza provvisoria per qualche mese, per poi essere trasferita all'interno di altri progetti più strutturati che si chiamano, vengono definiti progetti SPRAR, cioè Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Era un progetto nel quale in realtà queste persone non avrebbero potuto entrare perché questo progetto SPRAR è prevalentemente pensato per persone in una seconda accoglienza che hanno già fatto un certo percorso nella loro procedura d'asilo e che hanno bisogno di un supporto ulteriore per l'uscita. E quindi noi invece troviamo persone che erano appena sbarcate dal mare, nel senso che noi sono proprio arrivate tipo dopo 14 ore che erano scese dalla nave in Sicilia, hanno accolato in aereo, trasferite in pullman da Bologna, da Verona, Modena, e ci hanno trovate queste persone da accogliere. Quindi un progetto molto diverso. Persone senza documenti, senza nessuna identità, senza nessuna informazione su di loro, ecco, quindi sicuramente molto diverso da quelli che sono i percorsi di chi è detenuto, dipendente, che probabilmente ha già comunque in qualche modo anche delle reti informali sul territorio, questi invece non avevano proprio nulla. Da quei 40 ad oggi, nella provincia di Modena, sono transitate oltre 1.000 persone. Prima il dottor Visto vi ricordava il progetto Strade con Modena che parlava di 50 rifugiati, a Modena esiste un altro progetto Strade di altre 33 persone, insomma, quindi per farvi capire un po' le dimensioni, e in questo momento sono ospiti all'interno delle nostre strutture di accoglienza 673 persone, se non ne ho perso qualcuno tra ieri e oggi. Quindi sono numeri molto diversi, arrivati con queste dinamiche, nel senso che noi venivamo avvisati, i primi sono arrivati il 21 marzo, ci avevano comunicato il periodo del 18, il primo incontro è stato dicendo arriveranno, e poi ci hanno detto sì, arrivano oggi, e gli altri stanno continuando ad arrivare così, insomma, uno degli ultimi arrivi ci è stato comunicato il martedì pomeriggio alle 5 e mezza, dicendo lì il pullman da Bologna, sta andando a Bologna a portare la gente, tornerà indietro con 37 persone, no? E sarebbe appunto alle 5 e mezza del pomeriggio. Quindi insomma, ed è un po' un progetto di questo tipo. E è cambiato un po' l'arrivo, nel senso che difficilmente adesso arrivano persone direttamente dagli sbarchi, ma hanno fatto già alcuni periodi altri centri, una prima accoglienza spesso viene fatta in Sicilia, molto breve, poi c'è un trasferimento a Bologna e a Bologna, dove viene fatto un primo screening sanitario, tutto vengono trasferiti a Modena. Non sempre questo meccanismo funziona perché ovviamente dipende dagli sbarchi che arrivano in Sicilia, se c'è bisogno di liberare
altro incidente e tutto, e in questo momento questo progetto che era nato, appunto, noi lo chiamiamo Mare Nostrum, sull'onda dell'operazione umanitaria Mare Nostrum, di salvataggio, no, ricerca e salvataggio in mare, che si è poi trasformata in Triton o Triton, non so come si pronuncia esattamente, no? Che prevede invece più un controllo delle frontiere dal punto di vista di non, che non ci vengano a invadere, no? Quindi è cambiato molto un po' l'approccio. E adesso ci stanno arrivando anche persone che però erano a Gorizia, che sono arrivati via terra, che hanno già fatto i documenti a Gorizia, quindi anche all'interno del nostro progetto si stanno iniziando a creare situazioni di diversità di procedura, di iter, di permanenze. Una delle ultime ragazze che ci è arrivata è già andata in commissione in Sicilia, ha fatto un percorso in Sicilia, sta aspettando la risposta, è già andata da noi, cosa che è arrivata qua e fra probabilmente un mese, due mesi, la decisione va via, e ovviamente con lei, essendo appena arrivato, non siamo riusciti a costruire un minimo di progetto, di attività, di relazione, a poter, quindi insomma, si sta molto diversificando e ulteriormente complicando. Rispetto invece al tema più specifico, no? Salute mentale, allora, diciamo che noi ci troviamo all'interno del nostro progetto è prevalentemente maschile, nel senso che ultimamente sono arrivate anche dei nuclei familiari e alcune coppie oppure donne singole, ma parliamo proprio di numeri molto ridotti, sono 17 donne, 2 nuclei familiari e 3 coppie, quindi insomma proprio la presenza femminile è veramente molto bassa, e parliamo di persone che provengono prevalentemente dall'area dell'Africa subsahariana occidentale, quindi in questo momento molta proporzione presente è nigeriana, molte di Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Costa d'Avorio. È un po' cambiato gli arrivi rispetto a in quest'anno e mezzo, no? Nel senso che i primi nigeriani da noi sono arrivati verso agosto-settembre dell'anno scorso, mentre prima avevamo una presenza maggiore di persone del Mali, Gambia e Senegal che erano in Libia. Sono persone che sicuramente non hanno costruito, non tutte, probabilmente qualcuna sì, ma in maggioranza non avevano costruito un progetto di venire in Italia. Prevalentemente dalle storie che ci raccontano, da quello che conosciamo, è un percorso che è nato casualmente mentre erano in Libia, dove erano andati per cercare lavoro. In Libia per molte di queste persone era un po' come negli anni, non so, passati per noi, la Svizzera, no? Cioè era il paese dove si lavorava, dove si poteva guadagnare e dove tu potevi trasferirti per poi mandare i soldi a casa e sostenere la famiglia e fare questo percorso. La situazione libica è sicuramente ben nota a tutti. Prima nel 2011, poi successivamente anche nel 2014, dopo le ultime elezioni, sono di nuovo nati scontri e tutto, quindi grosse violenze. Un dato che noi europei probabilmente facciamo fatica a comprendere, no? E a riconoscere, la morte di Gheddafi è stato, oltre al casino di non riuscire a gestire la Libia, anche al permettere, diciamo, di far emergere quei razzismi, quelle discriminazioni, quelle violenze che c'erano nei confronti delle persone nere in Libia, che durante il periodo di Gheddafi probabilmente venivano un po' tenute marcate, tenute insomma un po' sopite. Con la morte di Gheddafi, con l'uccisione di Gheddafi, sono partite tutta una serie di dinamiche e anche di discriminazioni, per cui gli stessi ragazzi ci raccontano violenze estreme che hanno subito e che quindi li hanno portati a uscire. Una delle prime testimonianze che abbiamo avuto da dei siriani, che non abbiamo nel nostro progetto perché sono allontanati, è stata che si vergognavano dei loro, diciamo, arabi più o meno simili a loro, libici, perché dicevano: a noi ci maltrattavano, ci dicevano salite sulle navi, ci spingevano, ai ragazzi neri li picchiavano, li sparavano direttamente in spiaggia per fare dare l'esempio che dovete, cioè, quindi loro stessi ci hanno proprio raccontato, quindi non sono solo le testimonianze dei ragazzi neri che ci raccontano le violenze, ma anche altri che ci hanno detto sì, la situazione è veramente per loro molto pericolosa. E in queste condizioni è ovvio che la Libia è a pochi metri da noi e questo era l'unico modo di poter tornare, anche perché ritornare indietro, noi non ne parliamo mai, noi parliamo dei morti in mare, ma non parliamo di chi muore per arrivare in Libia, no? C'è un deserto, ci sono bande criminali, ci sono sequestri, ci sono violenze, no? Insomma, durante il percorso, e noi non li conosciamo questi che muoiono lungo questo percorso, ma ci sono.
e quindi è impossibile, no? Oltretutto i flussi non sono per ritornare verso casa, ma i flussi sono dal sud verso il nord, verso la Libia, no? C'è posto verso la Libia, è difficile che persone vogliano tornare indietro e non c'è quindi questa possibilità. Le persone che arrivano sono prevalentemente giovani, abbiamo molti ragazzi che vanno dai, adesso le stime ultimamente non sono riuscito a fare delle statistiche, ma quando eravamo sui 350 numeri, quindi più o meno metà progetto fa, erano circa il 50% ragazzi che andavano da 18 ai 25 anni, con una grossa fetta di questo gruppo under 25 di 18-20, quindi c'è il 50% di 18-25, in realtà questo, buona parte di questi erano proprio 18-20-21, no? Ne abbiamo diversi che vanno tra i 25 e i 35 e age come me ce ne sono forse due, oltre 30, diciamo che 35, non. Il problematiche sanitarie ovviamente ci sono, nel senso che ci sono tutta una serie di problematiche sanitarie legate al viaggio, legate al percorso, legate alle violenze subite, che portano anche grossi traumi. Noi abbiamo alcune persone che sono subite dal CSM perché erano avvantate le problematiche sanitarie nel loro percorso, siamo riusciti a risalire siamo riusciti a ricostruire anche un po' il loro percorso sanitario nel loro paese di origine, altri invece l'hanno avuto nella loro esperienza di vita. Penso ad esempio a un militare che ha fatto un'operazione di peacekeeping in Ruanda, no? Che non sappiamo che cosa abbia subito o che cosa abbia dovuto fare, no? Perché poi insomma quando vai a fare militare per alcuni paesi forse non è che, insomma, anche in Italia intanto c'è stato qualche scandaletto, no? Di qualche cosa non fatto troppo bene. Se provi da altri paesi dove casomai c'è l'uso della violenza un po' più esasperato, può essere che abbiano dovuto fare anche azioni che sono traumatiche e hanno questi problemi. E poi abbiamo molti ragazzi che per altri motivi non hanno problemi sanitari, ma abbiamo iniziato a costruire anche con loro un percorso tramite uno psicologo con esperienza in ambito multiculturale, interculturale, per supportarli, perché ci sono comunque delle difficoltà, no? Un disagio nel trovarsi in un territorio che non conoscono, nel costruire relazioni. Penso ad alcuni ragazzi, io mi occupo anche per conto di Afghani, di ragazzi omosessuali, paesi dove l'omosessualità è reato e dove si sei molto discriminato, anche questo diventa un altro aspetto che ti porta un grosso disagio e quindi un supporto psicologico per costruire, ricostruire una tua identità, no? Insomma, quindi sono momenti che ce n'è bisogno, quindi diciamo che c'è un intervento col CSM più emergenziale, su situazioni più pesanti, ma c'è anche un creare un supporto a ragazzi che invece hanno delle altre difficoltà di disagio dovute da mancanza di affetti, mancanza di relazioni, mancanza di progetto, ansia di capire cosa faranno, se arriveranno i documenti, se potranno trovare un lavoro, se potranno trovare una casa, se potranno aiutare la famiglia, se. Insomma, quindi noi parliamo di persone in sé, no? Nel senso che è tutto un divenire. Che altro? Boh, non mi viene in mente adesso, insomma, se abbiamo altre domande, poi casomai l'integrazione vi dico.